Buongiorno e benvenuti all'Astrotici. Oggi parliamo di una questione che diciamo è a cuore a molti che ascoltano l'AstroTG, quella che sarà The Great Choice, così è stata chiamata dall'AstroTG, che è quello che avverrà dopo la congiunzione, la grande congiunzione di Giove e Saturno nel 21 dicembre 2020 e poi nei giorni a venire fino al 12 febbraio 2021, quando vi sarà la grande congiunzione in acquario e il possibile passaggio all'era dell'acquario. In cosa consiste questa scelta? Bisogna dire che Giove e Saturno rappresentano due poli opposti, come lo yin e lo yang, ecco perché il simbolo del Tao. Quindi rappresentano il bene e il male, la luce e le tenebre, la restrizione e l'espansione. E quando entrambi si uniscono vanno quasi a creare del cambiamento, un portale di cambiamento, delle energie che di per sé si annullano, perché i due poli opposti uniti si annullano e quindi aprono quindi un grande spiraglio di eventualità che portano a un cambiamento e la scelta, in un certo modo, delle strade da intraprendere è un po' nelle nostre mani. Ecco perché The Great Choice. In ogni caso, il cambiamento vi sarà e il punto d'arrivo sarà il nuovo ordine mondiale, che è di per sé il passaggio all'era dell'acquario. Quindi Giove e Saturno si uniscono, ci saremo davanti a una scelta, a una polarità, saremo divisi, la popolazione sarà divisa in una scelta. Vi saranno molte scelte proprio fisiche, nonostante poi la scelta è più profonda e spirituale, però non tutti siamo, diciamo, abbiamo una spiritualità evoluta, quindi le scelte si manifesteranno davanti a noi in maniera bipolare continuamente. Principalmente avremo la scelta fra le scelte semplici, le elettorali, come la scelta fra Trump e Biden. Avremo scelte sul piano di personaggi scientifici, di influenza mondiale, come fra Elon Musk e Bill Gates. Entrambi ci porteranno verso due strade diverse, ma che entrambe conducono al nuovo ordine mondiale. Quindi il nuovo ordine mondiale, il passaggio all'era dell'acquario, è inevitabile. Per molti che si chiedono: ma c'è modo di evitare questo processo? No, l'era dell'acquario verrà con le sue caratteristiche. Quello che cambierà sono le strade, le modalità che porteranno a questa nuova era. Quindi la scelta in maniera più profonda sarà fra la libertà e la schiavitù. Trump e Elon Musk sono più grandiosi, rispecchiano di più i valori di Giove, di espansione, di positività, dove tutto è possibile, dove con Trump si può continuare a vivere nell'abbondanza, con Elon Musk si possono immaginare viaggi spaziali, il controllo che comunque ci sarà il controllo di tipo acquariano e l'evoluzione tecnologica ci sarà, ma ad esempio avverrà attraverso i satelliti nello spazio e non per forza per via intravenosa come avverrà con Bill Gates. Le possibilità a cui apre Elon Musk e Trump sono di tipo più ottimista, grandioso, positivo. Elon Musk parla delle potenzialità del suo Neuralink, della possibilità di comunicare, di espandere la propria mente, di espandere i propri confini, mentre con Bill Gates si tratta di selezionare l'essere umano, di entrare nella sua intimità, di andare a limitarlo. Con Biden si parla di sconfiggere il virus con le mascherine e con la dittatura sanitaria, mentre Trump vuole liberarci da questo. E quindi il tutto porta a una scelta fra la libertà e la schiavitù. Quindi il tutto si può riassumere in libertà e schiavitù. Ovviamente chi vedrà la libertà in Trump e Musk vedrà la schiavitù nel scegliere Bill Gates e Biden. Ovviamente chi sceglierà Bill Gates e Biden non vedrà questa come una schiavitù, ma come un preservarsi per la propria sicurezza, quindi tutti i valori saturnini di restrizione per poter garantire una sopravvivenza.
Quindi questi sono i due poli opposti a cui la popolazione sarà sottoposta, e entrambi i poli porteranno ad uno split della popolazione che sarà divisa in believers, coloro che crederanno alla narrazione che al momento è detenuta da Giove e Saturno con il casus belli che hanno creato il Covid-19 è il caso. Che di per sé è un qualcosa di invisibile, di neutro, il virus c'è, esiste, come i virus sono sempre esistiti, ma è un nemico, è un casus belli invisibile, neutro di per sé. Il virus non è né buono né cattivo, però ci porta dal nulla a dividere la società in due. Quindi in believers, coloro che credono in questo casus belli del Covid, nato sempre per portarci alla scelta sotto questa congiunzione, tutto nasce dal Covid, ben prima della congiunzione. Quindi i believers e i trusters, coloro che credono, li avrei chiamati non believers, ma direi più che altro truster. Believers sono coloro che credono, i trusters sono coloro che confidano, che si fidano del processo. Quindi entrambi cosa dovranno fare? Cosa dovranno scegliere queste due fazioni? Allora, la prima scelta è proprio in che fazione essere, perché è una scelta che non puoi non fare. Ci troveremo a dividerci, questo non è inevitabile, perché è quello a cui portano queste energie opposte. Il problema è ognuno avrà creduto alla narrativa, a una certa narrativa. Cosa dovremmo fare? Che noi ci troviamo nel gruppo dei trusters e che noi ci troviamo nel gruppo dei believers. Dovremmo fare un'altra scelta, cioè ognuno di questi gruppi, la vera scelta non è in che gruppo essere, ma indipendentemente da in che gruppo ci troviamo, è cosa scegliere per il bene nostro e per il bene dell'umanità. Bene, la scelta si riduce in quella che molti guru della spiritualità hanno sempre parlato, e quindi la scelta fra la paura e l'amore. Fai in modo che a guidarti sia l'amore e non la paura. Quindi questa, se vogliamo, è la risposta che tutti danno da sempre e che potrei dare anch'io come Astro TG a tutti quelli che mi stanno chiedendo in questo momento, ma cosa possiamo fare noi che molti trusters mi hanno chiesto questo? Cosa possiamo fare noi che abbiamo capito per non soccombere? Siamo anche noi destinati a soccombere? Allora, tutti siamo destinati a passare nell'era dell'acquario, ma lo scopo è passarvi senza soccombere, nonostante abbiamo capito quello che si sta prospettando dinanzi a noi. Quindi, in realtà, entrambi, trusters e believers, nessuno ha colpa di trovarsi nella categoria trusters o nella categoria believers. Ma entrambi possiamo scegliere di non essere guidati dalla paura, ma dall'amore. E la soluzione è lì. La soluzione è nel essere guidati dall'amore. Perché se i trusters e i believers vengono guidati dall'amore, le loro scelte vengono guidate da un sentimento di amore e non di paura, andranno a trovarsi in un campo comune che porterà all'unione, che porterà porteranno i governi o l'umanità a scegliere la via della verità, la via della verità, che porterà comunque al nuovo ordine mondiale. Si arriverà al nuovo ordine mondiale attraverso la via della verità. Questo è quello che possiamo scegliere, se arrivare al nuovo ordine mondiale attraverso la via della verità o la via della paura e quindi la via della menzogna. La via dell'amore e della verità porterà a un nuovo ordine mondiale di tipo giupiteriano, di tipo in modalità Giove, quindi di espansione, di positività, e che potremmo definire un nuovo ordine mondiale soft. Mentre con Saturno arriveremo attraverso la menzogna ad un nuovo ordine mondiale hard. Quindi,
un nuovo ordine mondiale che, a cui si arriva in strade diverse e con modalità diverse, una soft e una hard, una più umana e una più disumana. Come si fa a scegliere l'amore e non la paura? Bisogna capire da dove viene la paura per capire come evitarla e come andare verso l'amore. Entrambi i gruppi hanno paura. I believers hanno paura del virus, mentre i trusters, anche loro hanno paura. Se non hanno paura del virus, hanno paura della persecuzione. I truster potrebbero essere perseguitati per il fatto di essere trusters, perché i believers sono protetti dalla narrazione comune, probabilmente perché Saturno si trova in una posizione di forza nell'acquario, così come lo è stata nel Capricorno. Quindi diciamo che i believers sono favoriti da queste forze un po' oscure che portano alla menzogna. Quindi come si fa a combattere la paura e tornare nell'amore? Bene, cioè, se un believer ha paura del virus, dovrà dirsi, bene, ok, c'è il virus, ma sono disposto per il virus a perdere le cose che amo? Sono disposto a perdere un mio caro perché non posso più vederlo, un anziano perché non posso più vederlo perché ho paura? Sono disposto a perdere i miei amici, sono disposto a perdere le mie passioni, ciò che amo? Oppure siamo tutti insieme disposti a accettare il rischio per entrare nell'amore? E la stessa cosa per i truster: sono disposto ad accettare il rischio della persecuzione e a combattere questa mia paura interna in nome del mantenere quelle che sono le cose importanti per l'umanità, che sono mosse dall'amore, a non aver paura delle conseguenze delle mie azioni in nome del seguire l'amore? Una volta che abbiamo superato queste paure, ci riuniamo tutti nell'amore e seguiamo appunto questa via di cui ho parlato prima. Altrimenti, se invece non ce la facciamo e quindi soccombiamo alla paura, la conseguenza è non andare nell'unione ma nella separazione. Nella separazione, entrambi continueremo ad essere separati. Ora, quindi questa separazione porterà ai believers a una via unica. Si passerà quindi dalla separazione alla dittatura terapeutica, come un gregge di pecore, non ci saranno altre scelte. Tutti seguiranno il pastore che porterà, appunto, come sappiamo tutti, il pastore si prende cura delle pecore, loro penseranno che qualcuno si sta prendendo cura di loro, ma una parte di loro verrà, appunto, secondo i piani saturnini, verrà, diciamo, smussata, una parte di loro verrà eliminata, per poi arrivare attraverso la bugia al nuovo ordine mondiale. Perché, appunto, attraverso la bugia del virus, delle mascherine, della pandemia, attraverso questo nemico immaginario, che può essere, se prendiamo diciamo l'immagine del gregge di pecore, può essere il lupo, no? Per accettare tutto quello che il pastore vuole far mangiare, vuole far bere, per i suoi interessi, il pastore vi vuole portare al nuovo ordine mondiale, ma vuole prendere questa scorciatoia della menzogna, perché attraverso la menzogna tutto è più facile e il pastore può gestire come vuole la pecora. Quindi il percorso dei believers è segnato. Se scelgono la paura, il percorso è questo, quindi separazione, dittatura sanitaria e attraverso la bugia arrivare a un nuovo ordine mondiale che prenderà per sempre questa misura di menzogna per tutti i 2000 anni a venire. Tutti saremo più facilmente guidabili e non ci sarà bisogno di democrazia, non ci sarà bisogno del nostro parere.
verità. Il percorso della verità avviene in questo modo, cioè le persone unite hanno capito che ciò che conta è l'amore e dicono no a tutto quello che viene loro imposto, perché noi vogliamo continuare nell'amore. A questo punto il pastore, diciamo, perché anche qui ci sarà un pastore che vorrà portarvi al nuovo ordine mondiale, sarà costretto a dirvi perché, quindi a usare la verità per dirvi perché bisogna arrivare qua. Effettivamente è inevitabile, bisogna arrivare a questo punto. In questo caso però il pastore vi dirà il perché. Quindi invece di portare alcune pecore a sacrifici, a scelte che nessuno accetterebbe e che ci sono nascoste, attraverso questa via, la via più leggera, il pastore vi dirà la verità e quindi vi dirà perché bisogna arrivare qua e cosa bisogna fare. E la gente vi andrà nella consapevolezza, quindi non si passerà più attraverso la paura di un lupo cattivo che vorrà mangiarvi, ma attraverso la verità. Quindi guardate, effettivamente non c'è nessun lupo, e che noi dobbiamo andare lì perché bisogna andarci. In questo modo il gregge stesso troverà delle soluzioni, cercherà nella consapevolezza di trovare delle soluzioni. Non c'è bisogno del virus per capire che effettivamente dobbiamo abbassare il nostro livello di consumazione. Non c'è bisogno del virus per capire che il pianeta non sostiene il nostro livello di produttività. Non c'è bisogno della scusa del virus per capire che dobbiamo accettare di vivere nella restrizione, nella povertà, dove deve venire proprio da noi. Non abbiamo bisogno di magari che vanno a sterilizzare l'uomo e la donna per capire che dobbiamo contenere le nascite. E questo viene da noi, nella consapevolezza che si può ottenere solo se accettiamo di non aver paura, di unirci, di dire no. E quando tutti diciamo no, effettivamente il pastore sarà costretto a dirci la verità e a trovare una via soft per andare tutti di comune accordo verso questo nuovo ordine mondiale e l'era dell'acquario. Ovviamente può succedere però che, vedete, ho messo una piccola percentuale vicino al cuore che rappresenta l'amore. Non è detto che tutti scelgano l'amore o tutti scelgano la paura, può essere che una parte scelga la via della paura e altri la via dell'amore. Tutto dipende dalla percentuale della scelta, se si prenderà una via o l'altra, ok? E la domanda è: può una piccola percentuale di persone che ha scelto la via dell'amore comunque prendere la via della verità e arrivare al nuovo ordine mondiale? Oppure quella piccola percentuale, se la maggior parte ha preso la via della paura, verrà annientata? Ed è questa la domanda che mi hanno fatto ultimamente alcuni di voi. Bene, dipende. Se una piccola percentuale, effettivamente potrebbe essere una percentuale che passa tra le maglie del controllo e del sistema, e quindi questa piccola percentuale può arrivare libera al nuovo ordine mondiale, mentre gli altri ci arriveranno attraverso la menzogna e la schiavitù. E dipende anche da quello che ci vogliono fare, quello che ci vuole fare Bill Gates, quello che ci vuole fare Musk. Se ad esempio Bill Gates vuole farci un proprio per magari contenere la popolazione, il numero della popolazione, in quel caso che pochi believers pochi trusters hanno scelto la via dell'amore, magari siccome la percentuale è piccola, dicono vabbè, più che metterceli contro, lasciamo che facciano quello che vogliono, tanto nessuno li crede, nessuno si interessa a loro e niente. Però se ad esempio il di Bill Gates ha degli scopi di controllo e non più di controllo del numero della popolazione, ma proprio di controllo, c'è un qualcosa di tecnologico che attraverso la 5G permette di controllare le persone, quindi per entrare nell'era dell'acquario dove tutti siamo controllati con un microchip, una nanotecnologia nel sangue,
Bene, in questo caso tutti dovranno, anche quella piccola percentuale, dovrà passare attraverso il volere di Bill Gates e quindi fare alcune cose, fare il perché altrimenti magari non potrà più essere integrato nella società. In questo caso torniamo a chi ha scelto il percorso dei trusters, nonostante ha combattuto la sua parola ed è tornato nell'amore, però vede che anche qui non c'è via d'uscita perché l'accesso all'unione e alla via della verità è bloccato. Bene, a questo punto si troverà da solo, separato, davanti a più possibilità perché, a differenza dei believers, il truster ha la conoscenza. Ci troveremo da soli, separati e davanti a tre scelte. Uno è quello di rinunciare, quindi dire sì alla dittatura terapeutica, il nostro percorso diventa come quello dei believers, quindi attraverso la bugia entreremo nel nuovo ordine mondiale e nella sua versione hard, nella sua versione dura e di controllo, di menzogne, dove ci potranno fare quello che vorranno, fino proprio ad eliminarci. Mentre un'altra soluzione è quella della rivoluzione, e questa è una cosa importante di cui vorrei discutere. La rivoluzione fa anch'essa parte del sistema delle bugie e del sistema che porta al nuovo ordine attraverso una via hard. La rivoluzione anch'essa effettivamente porta alle stragi, alle morti e non solo, non porterà sicuramente davanti a un nemico troppo forte, non porterà a una soluzione. Quindi la rivoluzione è qualcosa di positivo, però si deve fare anch'essa nell'amore, quindi nell'unione. Se la rivoluzione non è fatta nell'amore e nell'unione, non porterà mai a niente. Quindi devono esserci tutti a fare la rivoluzione. La rivoluzione è l'amore, è la scelta dell'amore. Ma in questo caso, se è governata da un percorso di paura, è una società già separata, non può probabilmente portare a niente. E lo vediamo nelle rivolte attuali, che stanno coinvolgendo soprattutto le classi di commercianti. Loro si stanno rivoltando. Ma la loro rivolta è perché sono stati messi alle strette, non è condizionata dall'amore. Quando loro sono stati costretti tipo ristoratori, a mettere dei plexiglass, a far entrare le persone con le mascherine, a prendere i nomi delle persone all'ingresso, loro hanno fatto il gioco dei believers, hanno fatto il gioco di Saturno, di Biden, di Bill Gates, hanno fatto il gioco della schiavitù perché volevano sopravvivere. Adesso che hanno capito che questo non ha portato, perché loro sono costretti a scomparire comunque per entrare nella società dell'acquario, quello che fanno è vanno a rivoltarsi, ma vanno a rivoltarsi con lo spirito non dell'amore, ma della sopravvivenza, del mantenere quello che le loro sicurezze materiali e del mantenere appunto. E nel sperare in un compromesso, loro dicono: ma guardate, tutta l'estate siamo stati alle vostre condizioni, adesso che fate? Ci richiudete comunque? E vanno a manifestare imbavagliati con la mascherina per lanciare un preciso segnale: guardate, noi in realtà non siamo dei trusters, siamo dei believers. Quindi loro in realtà vogliono fare il percorso della paura. Dicono, abbiamo fatto tutto questo e siamo disposti anche a continuare a farlo, a mettere restrizioni, a lavorare nella durezza, nella pochezza, purché ci fate non vivere ma sopravvivere. Quindi questo effettivamente non è una rivoluzione e non porterà mai a niente. La rivoluzione si fa o tutti insieme con la lotta, oppure comunque tutti insieme ma nella disobbedienza, perché la lotta la fai con un nemico che ha le stesse forze tue, che puoi sconfiggere. Se il nemico non lo puoi sconfiggere, lo fai nella disobbedienza. E qui non siamo nella disobbedienza, siamo nella prostrazione, nel dire: continuo a fare tutto quello che volete, ma non fatemi fuori, non chiudete le mie saracinesche. E quindi loro farebbero il gioco della paura.
questo tipo di rivoluzione fa parte, non porta a niente, fa parte della strada della bugia. Quindi per quei pochi che rimangono e che non hanno scelto né la via della rivoluzione né la via della dittatura, né, non hanno potuto scegliere, nonostante lo volevano, la via dell'amore, cosa rimane? Rimane la via dell'escape, della scappatoia, cercare di scappare. Questa via della scappatoia è divisa in quattro principi, delle quattro S: be silent, be smart, be safe e be saint. Quindi sii silente, sii intelligente, sii nella salute, nella sicurezza e sii nella santità, diciamo. Entrambi ho messo dei simboli che rappresentano questo, i simboli zodiacali. Bisogna entrare in questo tipo di simbologia, nell'archetipo dello scorpione, dei gemelli, della vergine e dei pesci. Quindi be silent come archetipo dello scorpione consiste nel, a un certo punto, quando non puoi più lottare, pensa a te stesso. Quindi cerca di passare inosservato, cerca di andare tu per la via giusta. Smetti di combattere, nasconditi. A volte sii capace anche di mentire, se sai che dire la verità non porta a niente. Non cercare di convincere gli altri. Non fare per forza ciò che gli altri fanno. Lo scorpione si oppone al toro. Il toro farebbe tutto per mantenere il suo status e il suo benessere. Da scorpione devi cercare di dare via anche i tuoi soldi per garantire la propria sopravvivenza. E continuare a vivere anche se magari le cose attorno a te cambiano. Chi non segue la tua via, non cercare di portarlo con te, ma lascialo andare dove il pastore vuole, quindi anche a volte verso la morte. Trova delle scappatoie, riduci i rischi a costo di perdere tutto. Nascondersi, non fare ciò che ti obbligano a fare per la tua sicurezza e quindi non dare nell'occhio proprio per preservarti. Quindi lavorare un po' nell'ombra come fa lo scorpione. Questo quando appunto la parte marziana di Marte dello scorpione non puoi più utilizzarla, quindi lì usi di più la tua parte plutoniana. Il secondo è be smart, quindi sii intelligente, sii come l'archetipo dei gemelli, quindi informati, amplia le tue conoscenze al massimo in modo da non essere indotto in tranelli. Mettiamo che vogliano microchipparti o farti un c***o che tu sai che possa essere negativo per la tua salute. In questo caso tu agisci come uno scorpione, cerchi di evitarlo al massimo. Difficilmente vorranno utilizzare la forza, quindi finché tu puoi scappare, cerca di scappare. La seconda cosa è informarti, perché se non sei informato puoi anche pensare che alcune cose che vogliono fare per te siano per il bene, quindi sii informato per agire da scorpione, per poter agire da scorpione. Quindi la base di tutto è agire nell'archetipo dello scorpione e dei gemelli. In seguito c'è l'archetipo della vergine, be safe, quindi fare una vita sana, mangiare del cibo sano, evitare al massimo la dipendenza dai farmaci ed evitare appunto l'imposizione di farmaci e procedure sanitarie. Come li eviti? Sempre agendo con l'archetipo dello scorpione e dei gemelli, nella modalità della vergine. Quindi ovviamente non sempre puoi evitare i farmaci, lo devi fare assolutamente avendo una vita sana e del cibo sano. Ovviamente con lockdown questo diventa sempre più difficile, con possibile carestie alimentari questo diventa sempre più difficile, ma non dimenticate che vi è anche una cosa che non tutti conoscono e che molte religioni conoscono, che è il digiuno. Quindi digiuno, vita sana, cibo sano. Quando non c'è cibo sano, digiuno. Sappiate che il cibo sano e la vita sana porta una facilità nel rinunciare al cibo e il digiunare, e questo porta anche a non avere bisogno dei farmaci. Non avendo bisogno dei farmaci non sei obbligato ad avere bisogno della sanità, non avendo bisogno della sanità non sei obbligato al tampone, a controlli.
E una volta che hai fatto questo, hai agito nella Vergine, è più facile anche agire nelle modalità dello Scorpione, passare inosservato, perché hai sempre meno bisogno del sistema. Devi rinunciare ad alcune cose, devi rinunciare magari agli spostamenti, devi rinunciare finché tutto questo non viene portato a termine. Dovrai rinunciare a molte cose finché possibile, potresti rinunciare al lavoro, allo stipendio, dovrai staccarti dalla materialità e dalla dipendenza del sistema. Molti guru dicono produci da te, ma non tutti abbiamo un campo, non tutti abbiamo di che piantare, ecco perché ci sono altre vie che molti guru non conoscono, che è quella del digiuno, che è quella della vita sana, che è quella del cibo sano. Non abbiamo bisogno di mangiare 3 pasti al giorno, non abbiamo bisogno di tutte queste cose. Abbiamo bisogno del minimo indispensabile a volte, ecco perché anche per chi vive in un piccolo appartamento e non può piantare, può farcela, può essere indipendente da tante cose. Siamo forti, siamo fatti per viverci di diritto su questo pianeta. È molto difficile trovarsi proprio ad un punto in cui non potrei mangiare e bere più per più di 40 giorni. Esistono anche, c'è chi riesce a fare dei digiuni anche di 40 giorni. Attenzione soprattutto a cosa si intende per cibo sano, perché molti con le nuove tendenze vegane o altro ti diranno che ti indirizzeranno verso alcune vie per quello che è per loro il cibo sano, ma non è così. Attenzione, veramente, non sarò io a dirvelo, non sarò io a dirvi qual è il cibo sano, non sarò io a dirvi come funziona un virus, perché ovviamente poi sarò accusato del fatto che non sono un dietologo, non sono un virologo. Infine c'è la via dei pesci, che è quella è l'ultima via, quella nel caso in cui tutto quello che avete fatto non ha funzionato. Se sei ristretto e obbligato ad essere vittima, allora prega e abbia fiducia, perché sei nel giusto. Quello che ti somministreranno non avrà effetti su di te, perché hai seguito i consigli precedenti e hai fatto il giusto percorso. Quindi se a un certo punto non puoi fare più niente, non puoi neanche rifugiarti nella foresta, a questo punto dovrai accettare se tutti avranno scelto la via della paura, dovrai accettare anche tu di entrare nella via della paura, ma con la consapevolezza. In questo caso, se hai fatto sempre il meglio nel percorso, hai scelto sempre il percorso migliore, succederà che quando ti punteranno la pistola alla testa, tra virgolette, qualsiasi cosa ti imporranno e ti obbligheranno a fare, la tua fede, tutte le azioni che tu hai fatto, la fedeltà alle tue azioni, ti porterà ad essere protetto a qualsiasi male, se ti iniettano qualcosa nelle vene, a non subirne le conseguenze. E con questo è tutto, vi auguro una buona giornata, se ci sono domande cercherò di meglio specificare tutto ciò, e buon proseguimento e buona settimana dalla studio.